Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di Amnesia The Dark Descent. Continua. Allora, mi scuso per una cosa. Purtroppo l'episodio prima di questo è andato perso. Non quello che avete visto voi ultimo, e tra l'altro è durato meno degli altri. E mi dispiace, ma ho avuto un contrattempo e dovevo finirlo in quel momento l'episodio. Ma appunto, ora sono qui. Ho già registrato un altro episodio tra l'ultimo che avete visto, che è durato di meno, e questo. Però non stava registrando, cioè ho detto allo ha regist cioè stavo registrando, sì, pensavo di stare registrando, ma in realtà non stava registrando OBS, quindi ora dovrebbe star registrando e dovremo andare avanti. Comunque non ho fatto nei miei progressi, ero nelle cantine lì, nei sotterranei, come avevamo già visto, c'era gente che urlava, eccetera. Abbiamo trovato l'unica cosa interessante che ho trovato, diciamo, è una nota che ora vi vado a leggere, e questo tizio morto. La nota in questione è questa, perché questa è una delle cose più importanti, credo. Diario di Daniel Brandenburg. Vedete, piano piano ci stiamo avvicinando, tra l'altro, alla fine, diciamo. 2 agosto 1839. Sono giunto al villaggio di Alstad, è un rifugio nel mezzo di una vasta foresta ed è la mia ultima fermata prima della destinazione finale, il castello di Brandenburg. È tardi e la guida, che è stata nella carrozza da Bremen, mi ha consigliato di aspettare fino al mattino prima di avventurarmi ulteriormente. Mi sono sistemato per la notte a Der Mühl, l'unica locanda del villaggio, e ora sto aspettando che sorga il sole. Cerco di dormire, ma appena chiudo gli occhi vedo gli uomini vittime di Londra. La mia paura e la mia vergogna mi costringono a vedere le stesse scene ripetutamente. Sono morti a causa mia. Quindi, stesso discorso, lui si sente colpevole per la morte di queste persone che comunque in qualche modo sono legate a lui e non riesce a uscire, sta andando nei pazzi. Poi vabbè, qua dentro c'è stato magari un altro flashback di una persona, appunto, diceva no, non mi portate via, no, non mi fate del male, eccetera, eccetera, eccetera. Ho consumato un po' di olio, ho trovato comunque un pochino di olio, un pochino di escacciarino e niente, stavo esplorando questo posto. E alla ricerca delle altre due note e di oggetti che possono aiutarci ad aprire cancelli come questo, perché questo non si apre. Ho provato già con il martello e quell'altro, ma comunque non vuole saperne di aprirsi. Serve prima qualcosa che lo indebolisca, dicono, quindi. Che palle, però, tutto dannatamente buio. Allora, ma dico io, in qualche modo arrampicati fin lassù ed esci. Prendi Matteo, prendi Ben. Ed esci da questo posto di merda, no? Invece no, bisogna andare a uccidere sto Alexander. Pure qui, che ci sarebbe anche roba utile da fare, da vedere, eccetera. Vedete, qui è chiuso e qui non si smuove. Forse ho ancora dell'esplosivo? No. Che possa usare questi? No. Questo? No. Allora posso forse usare qualcosa di qui? Lucchetto resiste, ho capito. Che palle. Vieni, Ven, andiamo. Ma care, scusami, perché non provi a cercare in delle aree che non hai già esplorato? Perché non ce ne fottutamente sono, almeno non le ho viste fino ad ora. Minchia, la tua ombra mi ha fatto una paura. Che ti devo dire, sei te che mi trasporti? Sì, lo so, ma mi ha fatto paura comunque. E non vedo cosa ci sia di male. Cioè, di male che magari hai perso qualche anno di vita. Grazie, Ven, sei sempre molto gentile in questa guida. Allora, ho lasciato un po' di torce accese per cercare di orientarmi, ma figuriamoci se riesco a capire dove sono già stato e dove no. Noi continuiamo. Proviamo a procedere. Facciamo come nei labirinti. Procediamo per una parete, sempre la medesima. Qui ci sono già stato. Caputtanaccia troia maledetta. No. Minchia. Ok. August, Oh, 1839. seconda parte. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if Boia. journeying with Marco Polo to the hidden Marco Xanadu. Polo. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to
to an eerie dream. Addirittura. Alexander's strange servants are never far away. They are a creepypasta. And their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Time. Chiaramente. Chiaramente siamo arrivati appena in tempo, figuriamoci. Mo apro qua e mi spunta Satana. Porca troia, ma io stavo scherzando. Se ci fosse davvero lo sentirei, immagino. È al solito. Ma perché mi devo trovare i mostri dappertutto? Dio buono, Dio. Io lì ci dovevo ancora andare, però, mannaggia la puttana. E qui? Che c'è? La cantina. Dell'usato, dai, dammi la roba. Qui in giro nient'altro, ok? Olio? No, un barattolo di vetro? Per fare? Non lo so. Olio. Olio e schiacciarino. Quanto olio ho ora? Un cazzo, come sempre. Sto cercando di capire un attimo se c'è altra roba, ma mi pare che abbiamo già trovato abbastanza. Ben, per favore vieni con me. Ok, quando va via la musica dovrebbe essere sparito. Una constatazione che avevo fatto nello scorso episodio, ma che vi ridico qui, è che non ho capito se questi mostri che noi vediamo sono frutto della nostra fantasia a causa della instabilità mentale che abbiamo, e ci credo che ce l'abbiamo, o esistono realmente. Per me sono un frutto della nostra fantasia, ma non ci metto la mano sul fuoco, appunto, nemmeno sulla lanterna. Cioè, qua non sembra esserci nulla, ma speriamo, a parte gli scarafaggi che come sempre non mancano. Questa è una zona inesplorata. C'è solo dell'olio? Qualcosa in più? Sì, delle schiacciarino. E basta? Davvero tutto qui quello che mi volevate dare? Ora magari qualcuno mi ci chiude dentro. No! E io faccio no! Allora, la strategia era appunto di seguire una parete. Siccome di là... Sì, perché da lì sono venuto con Ben. Tra l'altro qua ci sono tre vento di vino, incredibile. Abbiamo già esplorato tutto, mi pare. Seguiamo la parete di sinistra. Apriamolo un po' perché se no non vedo una seppia. Seguiamo una parete e vediamo dove si va a finire. Nel senso, prima o poi dovremo trovare qualcosa di nuovo. Immagino. Questo non è nuovo, ad esempio. Questo è vecchiotto. Ben, potremmo intavolare una bella conversazione. Tipo, chissà se quando vedrai questo video avrai già fatto uscire messa qua. Anzi no, di sicuro, perché Ben mi ha detto, il Ben reale. Ah, perché io non sarei reale? No no, te sei realissimo, però ce n'è uno un pochino più reale di te. Che cosa stai cercando di insinuare? Ma nulla, Ben, semplicemente che te sei una sedia e io conosco un vento divino che vive nel mondo reale. Ah, perché non è questo il mondo reale? Grazie al cielo no. Forse questa zona era inesplorata. Sta calmo. Shivering. Secondo me comunque queste porte servono semplicemente a andare negli stessi posti. Cioè, sono delle scorciatoie, credo. Ben, dicevo, per fortuna questo non è il mondo reale. Questa zona è buia, quindi forse non ci siamo già andati. Non ci siamo ancora andati. E ce n'è un altro in cui il mondo è più reale di così. E non ci sono sti cazzi di mostri. Vieni qui. E in questo mondo te non stai guardando questa guida perché vorresti giocare ad Amnesia. E quando guarderai la guida, probabilmente, mi auguro per te, avrai già fatto uscire MSA4. Quindi ottimo. No no. Che? Black. Che qui non c'è una sega di nessuno. No, cazzo, è qui. Dio buono, guardate i piedi.
Io li ho visti, erano qua giù. Aspettiamo che se ne vada. Insomma, io penso che sarà già uscita e messa a 4 quando avrò pubblicato questa parte su YouTube. O se non è già uscito, al massimo uscirà tra poco. Fatto sta, Ben, che stai di là, che mi puoi sentire. Sedia, Ben, sedia. E che spero non ti sbrani il mostro. Questo non è il mondo reale. In quel mondo mi devi fare questo video che ancora non hai fatto. Quando questa colonna sonora la smetterà di venire riprodotta. Ok. Merda, ma io lo sento ancora. Dov'è? Minchia, se ora ce l'ho alle spalle però tiro un urlo. Che la metà basta. Ok, no. Posso... ok. Che cazzo, ragazzi. Allora, vediamo se questo barattolo di vetro lo possiamo usare qui. Eh sì. Contiene l'acido in maniera sicura. L'altro laudano. Ce n'ho 6. Un fottio, secondo me. E quanto, come sto? Dei tagli e delle contusioni. Sì, ci stanno. Finché sono solo tagli e contusioni non uso il laudano. Quando invece dice che sanguino tantissimo, sì. Guarda quanti topi, che schifo. Questa è anticipazione Amnesia Machine for Pigs, ovviamente. Guardate lì, che bellezze. L'interazione all'ambiente comunque, ripeto, è qualcosa di assurdo. Puoi muovere di tutto. Cioè, ok. Allora, avendo noi preso dell'acido, immagino che... la terza nota, ti prego. 4th of August, sì. 1839. The nightmares woke me in the early morning, and for a moment I forgot where I was. Shortly after, there was a knock on my door. Alexander had heard my screams and asked me to join him in the parlor. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. Ecco come l'abbiamo risvegliato. It's not only a powerful item, but a dangerous one. Simply by touching it, you invoke the powers within, and if you are too weak to control it, it will devour you. Madonna. The shadow is a sluggish thing, lagging behind the wielder, killing anyone or anything in its path to reclaim the orb. E allora perché non ha ucciso te? I said I didn't care about its powers and that I should throw it away. Alexander advised against this, as I'd still be a part of the path to the orb and eventually suffer death. Okay. Having the orb, I would at least have the chance to fight back when the time came. I asked Alexander what he meant when he said he could protect me, and he answered that things can be done. But, price. But at a price. Ok, direi che possiamo stopparci qua. Ci vediamo alla prossima parte. Lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Ci vediamo al prossimo episodio. Peace.